Ebbene sì ragazzi, questo qua è un nuovo sito. Infatti prima di iniziare vi volevo ricordare di passare da foodglory.com. Se siete interessati a comprare pacchetti di FIFA, link lo trovate in descrizione. Mi raccomando passate. Detto questo, godetevi il video. Potenza, ragazzi, qua Maxi oggi. Oh my god ragazzi, oggi sono solo e solo qui a presentarvi questo nuovo video che è importantissimo. Poiché infatti, come potete ben vedere, siamo su un nuovo sito incredibile. Perché infatti, come vi ho già mostrato nell'intro, non si parla più di Ulticoin Bank, bensì adesso si parla di foodglory.com, che è un sito molto simile ma molto più cool, se possiamo così dire. Infatti è davvero figo. Comunque ragazzi, il sito è questo qua. Ora faccio un attimo un logout così ve lo presento meglio. In poche parole, cosa si andrà a fare? Si andrà ad aprire, come sul vecchio sito, dei pacchetti appunto su questo sito, e poi appunto si andranno a trasferire i crediti ottenuti sul vostro account. Ma se devo essere sincero, la cosa è molto più bella secondo me. Comunque andiamo un attimo a vederlo. Per prima cosa voi andrete su foodglory.com, lo trovate in descrizione appunto dei miei ultimi 6 video se non sbaglio. Ho fatto in tempo a mettere lì, come vedete il link lo trovate in descrizione, è semplicissimo. Ci claccate sopra e entrerete in questa pagina. Una volta fatto ciò vi dovrete registrare. Io mi sono già registrato, ma vi posso assicurare che è semplicissimo, e una volta registrati vi loggerete in. Ma non è possibile, mi sono registrato ieri, non me la ricordo. Avevamo il maiuscolo inserito. Comunque ragazzi, come potete ben vedere, il sito è questo qua. E una volta esservi loggati, cosa dovete fare? Dovete andare a prendere quelli che loro chiamano i glory points, che saranno appunto i coins con cui poi andrete ad aprire, come potete ben vedere, che come buy with glory points, i loro pacchetti. Dunque, dove dovrete andare? Dovete andare sulla pagina buy glory points e prenderete con PayPal la quantità che desidererete. Per prenderle è molto facile, vi basterà cliccarci sopra e verrete rindirizzati sulla pagina di PayPal. Inserirete i vostri dati per pagare, e una volta fatto ciò sarete pronti per aprire questi pacchetti. Ragazzi, io sono esaltatissimo. Io vorrei andare ad aprire un pacchetto da 7500 glory points. Quindi ragazzi, siamo carichi. No, io ricarico la pagina perché così mi sento più fortunato. Quindi andiamo a ricaricare la pagina foodglory.com e andiamo a prendere il pacchetto da 7500. Troviamo... Oh, dai, uno mi... non so. Non so se ci abbiamo guadagnato più di tanto. Il nostro pacchetto vale 229.000 crediti. Non mi sembra sia male. Meno male che abbiamo trovato Konoplyananka. Konoplyananka? Perché il resto diciamo che non è così eccezionale. Però 229.000 non sono affatto male. Andiamo a prenderne degli altri. Direi di andare a provare con quello da 6.000 adesso che non voglio strafare. Troviamo Philippe Coutinho, Diego Godin, Piero Americo Aubameyang con un pacchetto totale di 621.000 crediti. Ragazzi, ci serviva questo pacchetto. Come vedete, stranissimo. Infatti questa cosa è assai ambigua. Ho trovato un qualcosa di meglio nel pacchetto che valeva meno glory points. Poiché infatti con 6500 ci portiamo a casa 621.000 crediti. Quindi la cosa mi sembra tipo fantastica. Ma io voglio aprirne degli altri. Come vedete poi vi rimarrà il coin balance, ovvero i pacchetti, i crediti che avete ottenuto, e con quei crediti potete volendo andare a aprire altri pacchetti. Perché come potete ben vedere potete o pagare con i coins oppure con i glory points. Ma io ne vado ad aprire un altro. Con i glory points troviamo Diego Godin, che adesso vale 63.000. No, 125, ragazzi, questo scarsino, questo scarsino sì. E non sempre troverete cose buone. Anzi, questo era davvero imbarazzante. Ecco, poi se ve lo state chiedendo, sono in pigiama. Guardate un po' che bello, pigiama di pari così. E poi è incredibile che vi sto caricando un video ogni 2 giorni praticamente. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Dobbiamo superare i 1500. Direi adesso di andare ad aprire l'ultimo pacchetto, che faccio da 7500. Ultimo nostro pacchetto, buy with glory points. Andiamo a fare ok. Ed è successo qualcosa. Non abbiamo così tanti glory points, ecco cos'è successo. Quindi direi di andare ad aprire quello da 4200. Facciamo ok. Troviamo 8000, 10000, 19000. Ma dopo questo è andato malissimo. Questo davvero è inguardabile. Però abbiamo avuto la fortuna di trovare quello da 600.000 crediti praticamente. Quindi siamo contenti. Abbiamo fatto 975.000 crediti. O meglio, non è vero, 1.013.000. Dunque, una volta fatto ciò, voi cosa dovete fare? Innanzitutto, se volete prendere altri pacchetti con i coins, potete farlo. Se no, cliccando su My Account e Withdraw Coins, come potete ben vedere qua. Ecco, tra l'altro, volendo in un futuro credo che sarà anche disponibile il fatto di mettere i vostri crediti che avete appunto sull'Item Team sul sito per aprire i pacchetti.
Per adesso non c'è ancora. Comunque, dicevo che se volete ritirare parte oppure tutti i crediti che appunto avete guadagnato su questo sito, vi basterà cliccare su Withdraw Coins. E una volta fatto ciò, selezionate la quantità di crediti che appunto vorrete prendere. Ad esempio, noi vogliamo iniziare con 50.000, quindi andremo a fare 50.000 list chip in form card. Andremo a mettere il nostro giocatore all'asta. Facciamo per 3 giorni. Clicchiamo su ok. E adesso cosa dovremo andare a fare? Dovremo andare ad inserire il nome qui sotto. Il nostro giocatore si chiama Colstrom, che è questo qua, Kim Colstrom. Quindi facciamo search on the market. E una volta aver schiacciato qua, vi compariranno appunto tutti i giocatori all'asta. Voi andrete a selezionare il vostro, che in questo caso questo qua è il nostro, quindi l'ultimo. Andremo a cliccarci sopra. Andremo a cliccare su ok. E come potete ben vedere, il vostro giocatore sarà comprato. E andremo adesso a fare la stessa cosa fino a quando appunto non finiremo i nostri crediti, o fino a quando non avrete ritirato i crediti desiderati. Adesso andiamo ad inserire il nostro nuovo giocatore. E ragazzi, come potete ben vedere, ho prelevato un 400.000 crediti circa. Come vedete, i giocatori me li hanno comprati, ma potete vederlo anche solamente da questa schermata. Ritirare crediti è davvero facile. Se avete domande, comunque, non esitate a scrivermi. Detto questo, è il momento da dire: mi raccomando, lasciate un bel piace per il ritorno di questi pack opening. Cerchiamo di superare 1500 e commentate scrivendo se voi trovate qualcosa di meglio oppure no. Se appunto andate ovviamente a provare questo titolo, ma provatelo perché merita davvero un macello. Comunque, detto questo, è il momento da dire: io vi saluto e vi dico potente pace allo sviluppo. Ciao a tutti!